Sui materassini della palestra Lucchesi sono iniziati anche quest'anno gli allenamenti di lotta greco-romana e come ogni anno sono tantissimi i nuovi iscritti e altrettanti coloro che hanno deciso di continuare ad allenarsi in questa disciplina. Anche per quest'anno è riniziato l'allenamento della lotta greco-romana. Abbiamo qui i ragazzi fondamentalmente delle medie. Come stanno andando questi primi allenamenti? Bene, allora adesso stiamo facendo una preparazione atletica di questi giovani atleti che ricominciano il loro nuovo anno sportivo in concomitanza con l'anno scolastico. Alcuni di loro li abbiamo già incontrati l'anno scorso, hanno portato a casa anche abbastanza vittorie. Sì, qui fra di loro, ecco, senza troppi elogi, perché se no, diciamo, alla loro età bisogna ancora marciare un pochino, diciamo che comunque hanno fatto una buona stagione atletica passata molto, molto positiva. Fra questi voglio ricordare Leroy, voglio ricordare Tommy, voglio ricordare anche Andrei, insomma, tutti i ragazzi volenterosi che l'altro anno comunque hanno dato ottime soddisfazioni dal punto di vista delle medaglie. Qui alla Palestra Lucchesi è storica la scuola di lotta greco-romana, anche per quest'anno varie classi. Sì, diciamo che quest'anno siamo molto soddisfatti perché abbiamo praticamente tutti i turni dell'altro anno pieni e abbiamo dovuto creare altri nuovi turni per la richiesta che la città fiorentina c'è, diciamo, quest'anno. Come sono divisi? Allora, diciamo che il martedì e il giovedì noi abbiamo una quarantina di ragazzi diciamo delle scuole elementari, dagli 8 agli 11 anni, dove il programma a cui noi ci atteniamo è un programma, per così dire, di gioco sport, non proprio di vera lotta, dove i ragazzi, diciamo, cominciano la loro preparazione atletica per quello che poi sarà l'avviamento alla lotta. Tu sei uno degli allievi della scuola di lotta greco-romana, come mai hai scelto questo sport? Perché mi piaceva, perché volevo fare karate, ma non l'avevo trovato perché ho trovato lotta. E cos'è che ti piace di più? E far lotta, così. Ma da quant'è che ti alleni? Da un anno. Hai già fatto delle gare? Sì. Come sono andate? Bene. La cosa più difficile di fare lotta? Allegare. Ti avevamo già incontrato perché avevi vinto alcune gare e ti richiediamo come mai hai scelto di fare lotta. Io facevo avviamento allo sport. Un giorno la mia insegnante mi ha chiesto di far lotta. Da quel giorno ho iniziato perché mi piaceva molto. Come mai stai continuando? Perché mi piace tirare i colpi e vincere. E come mai, perché lo consiglieresti ai tuoi amici o ai ragazzi della tua età? Perché ti aiuta a crescere, puoi conoscere degli altri bambini e fare delle belle esperienze. Anche tu qui a Lotta Greco-Romana da quanto tempo? 4 anni. 4 anni, ma come mai l'hai scelto come sport? Perché mi avevano chiesto se facevo lotta perché facevo altri sport ed ero molto bravo. Poi dopo mi hanno chiesto di fare lotta e io ho provato a fare lotta e dopo ho incominciato a piacermi. La cosa più bella è invece quella più difficile. La più difficile è certe volte delle gare che vado contro dei avversari molto bravi. Cosa più bella? Vincere e lottare. Da quanto tempo fai lotta? Faccio lotta da 4 anni. E come mai l'hai scelto come sport? Aspetta. Perché i miei genitori mi dicevano prova a fare lotta, che magari prova a vedere se ti piace. Alla fine ho cominciato e non ho voluto più smettere. Ma come mai ti è piaciuta così tanto? Perché si lottava, si faceva il riscaldamento per bene. I miei genitori anche dicevano che si faceva la ginnastica si faceva molto bene, che aiutava. In 4 anni hai mai fatto qualche gara? Anche parecchie. Vinte? Di lotte vinte, però credo mai nessuno, non mi ricordo adesso, credo nessun ti credo, non mi ricordo. Invece la cosa più difficile della lotta? La cosa più difficile della lotta sono le gare,
soprattutto perché sono molto bravi, che quelli che vincono anche per parecchi anni di seguito molte gare, quindi andare contro di loro al primo turno è molto subito difficile. Una new entry della scuola di lotta greco-romana, da quant'è che sei entrato a far parte di questo gruppo? Da più o meno un mese. Come mai hai deciso di venire qui? Perché l'anno scorso in piazza hanno fatto una manifestazione dove c'erano tanti sport, tra cui la lotta, e io l'ho provato e mi è piaciuto subito. E che cos'è che ti piace di questo sport? Che è molto antico e rispetta come lottavano i romani e i greci a quei tempi. E invece hai già trovato qualcosa di difficile? Sì. Le varie prese, alcune sono un po' complicate. Francesca Diletta per Faenza Web TV.